E sicché l'avvocato mi viene che per quello stupido cartello se io mi annaffano in tribunale. Va bene, era quel cartello. Non ci posso pensare, vabbè, ma quello, un ragazzo aveva scherzato. Un ragazzo scherzato. Un deficiente. L'avvocato non aveva ragione, però. Beh, giustamente. Ma che poi, avvocato, là gli equivoci erano tutti giustificati, perché non so se ci siete d'accordo. Avevo compreso. Qua la manicurista è di una certa importanza. Nerna, io all'inizio pensavo che ce l'avevano con me. No, per l'amor di Dio, nessuno si sarebbe permesso, certamente. Abbiamo pigliato una manicurista di un certo calibro, avvocato. Grazie, don Erne, grazie. Tale qua che gli scupettini in da media sette. Avvocato, volevo dire, che ne pensate del Napoli, È piaciuto questo fatto redondo? Sì. Mi è piaciuto assai, secondo me hanno trovato la chiave. Avvocato, ma intanto ci sta chi non è d'accordo, è venuta una tupazza a Napoli. Che la già teneva in infermeria piena di gente struppiata. Ho capito. Oh, ci vuole pure i pazzi. Pazzi, il creatore Dio l'aiuta. Ma non è vero, perché Edmundo ha detto che lui viene a Napoli con intenzioni serie. Giustamente. Oh, a carnevale lo farà qua. E invece l'amico mio non è d'accordo, lui sta sempre in opposizione. Come... E vabbè, non è che non si è d'accordo, per lui Edmundo è pazzo. Mi è pazzo. Ne va ogni scherzo vale. Come si dice? E poi quello è venuto con quello. Noi vedete, non mi parla più, compagno mio. Si è offeso, perché io non condivido che. È arrivato un messaggino. Brito che dice, Sì, gentilmente non mi distraete. E chi vuoi? Avvocato, quello non mi parla più l'amico mio. Ma ha scritto messaggio. Ha detto che lui non parlerà più e che non è d'accordo. E per lui rimane quello che avevo pensato prima. E va buono, che fa? Messaggio fa. Lo guarirei tu quando ti arriva la bulletta, non sapevo che mo, col messaggio si paga pure la ricevuta di ritorno. Dico, guardate che vanno pensando. Però vi lo vado occasione, vi ho sapito, che le posso, torno un'altra volta normale. Torno normale, quello là. Tornare normale, andare, chi l'ha da morire da nascere, nata voi. Quello è nato anormale. Andiamo. Sembra amico vostro, Amico mio. A proposito, ma vorrei sapere, o fate donna Margherita, che aiuta a fornire? Ma a Margherita? Si è bruciato in due furni, avvocato. No, Margherita, sta parlando la moglie rosa, l'umile. Calmo. Quando si vanno in giù, lui torna subito. Angelo Salmiere, se ne fuiette, un po' punire lo giovane lo magazzino. E avete pure una creatura che si chiamava Maria Lourdes. Ma ce lo sapeva. Ha pubblicato pure il giornale su fatto, però. Sentite, ma se vi dispiaceva sentire il fatto, voi non potete pure andare e tornare un altro giorno, non è obbligatorio a staccare. Ma chi ti sta pazzando? Ma come chi le fa, padrone, cadito, tu ne cacci i clienti, scusate, abbiate pazienza. E sto spiegando una cosa all'avvocato. Non lo fate arrabbiare. Ma voi volevate sapere il fatto. Appunto, volevo dire, andate avanti. Ma prima si intoleva la capo. Avete noi pure una creatura stata per sito che mi ha ricordato stavolta, che si chiamava Maria Lourdes. Qua dopo in un secondo tempo. E mi ha fatto un film. Il era il primo tempo, chi si secondo? Prima vendere due patatine. Non è arrangiata Coca-Cola. Chi becchi?
Un secondo tempo. Ma se sentra. Magari ci vince le purpucce. Date la ragione. In un secondo, in un secondo tempo, Pasquale perdonava tutto quanto. E Margherita tornai a casa, perdonata dal marito. Ho capito. A Piccerella pure tornai a casa, perché si sa. E i figli sono piezze e cose. Vabbè, certo. Tu certamente no, guarda. No, tua madre si sta truviezze. Piezze e birbando. Ecco, ammazzato, Brizzi. Stamattina c'era l'immazzata. Dunque, diciamo, dove erano rimasti? Che se i figli sono piezze e cose. Ma poi, pure Popponiello tornava a casa e se l'hanno tutto dentro un magazzino. Ma chi sono Popponiello? Dicete una cosa. Io ho figli del primo letto che lei ebbe con il guardaporte. No. Ma falda! No, che c'entra? No, signore, non state imbrugliando, mi ho fatto paura chi? Donne, ne facete un po' a galla? Scusate, dai, allora. Che vengo più tardi? Papponiello! No, io una cosa però non mi spiegavo, perché il Salumiere si è tenuto pure a Papponiello a casa? Ecco, questo da uomo di legge lo vorrei sapere. E questo lo voglio riuscire, perché ho fatto saccio tutto quanto. Allora, Gesù, zitto, falla, andare, aggiornami. Un momento, mi appreparo. Allora, quel Pasquale il Salumiere si teneva una certa Mafalda che vendeva le sigarette in coppa all'ascesa dentro alla sanità. Bravo. E avette un figlio, questa Mafalda. Ma Mafalda, io vi ho detto prima Mafalda, Mafalda non è quella che si teneva a chi lo partito comunista. E avete un figlio pure. Lo chiamarono Palmiro. Bravo, Palmiro. Palmiro. La stessa Mafalda stiamo parlando. E avete un figlio. E indovinate chi era sto creatura? Ma scusate, ma non voglio insistere, ma sta Mafalda non si teneva pure a chi la... La Democrazia Cristiana, avete pure un figlio. Come? Come lo chiama in Siriaco? Ma un parrucciano non si dice che è pure figlia di esso. Come no? Come lo chiama? Voi dirlo? Sì, questo sì, non sì. Mi risulta, non no. Ma chi è? La Democrazia Cristiana? Sono tutto figlia di esso. Tutto figlia di esso. Sì. E che vuoi fa? Comunque, sto figlio che avete Mafalda con Salumiere era Papponiello. Cosa spiego qua? Sì. Allora Papponiello venne a essere figlio di Salumiere. E infatti. Gesù. Adesso. Cosa l'ha tenuta a casa? Il dramma di quest'uomo. Scusate. Sì. Ma Maria Lourdes pure è figlia di Papponiello. Sì signore. Cioè venne a essere nipote. Sì, signore. Lo Salumiere, avete capito? Ma è figlio, va da nipote, ma non so capendo niente, mi sta imbriacando il cervello. E questo è il dramma, eh? Qual è il dramma? Il dramma è che quando sta creatura si fa grossa, e capisce. Nei, a Papponiello come l'ha da chiamare? O non, o papà? Ma che è beautiful! Va bene. Gna. Troppo gentile. Figuratevi. Veramente questo salone ha fatto un salto di qualità. Grazie. Sono rimasto molto contento. La so. Ecco a voi. Ah, grazie. Ma se no, io no, lasciate stare. Alla vostra bellezza. Sento lussingato assai, don Ernè. Grazie assai, Ernè. Ci vediamo alla prossima giornata. A disposizione. A ciacca tengo fuori. Da macchina la devo lasciare, ma sì. Ho uscito pazzi, che le sa roba. Arrivederci, signorina. Con telefonina in. Sta in sala nenna, sti clienti nenna. Ecco, già fa. Ma se ne è giusto, già. Ma il giorno tu non avevo fornito, cadinti, in giusto. Ma tu vuoi far perdere tutti i clienti. E chi da gente che tu giusto non ne ha fatto, cadinti, capite, Leonà? Don Ernè. Leonà, tu devi essere muto, no, Anna, chi stai là dentro? Vecchia, ma è fornuta in. Ma hai capito, chi stai in un barbiere qua? Ma che facci? Anna, arrivederci. E va via, mi è venuta qua. Ma sembra E non veniate, Ma che poi non l'hai capito, ma insomma, sto Papponiello, come la da chiamare? O nonno, papà!